Incredibile quello che è appena successo a Napoli, perché il Napoli Rudy Garcia non è più la squadra dello scorso anno, non è evidentemente più la squadra schiaccia sassi che lo scorso anno vinceva contro tutto e tutti, anzi è una squadra molto ridimensionata che non riesce a battere l'Empoli, anzi subisce una sconfitta clamorosa grazie anche a un gol davvero incredibile, perché non ci aspettavamo completamente questo gol di Kovalenko, soprattutto un gol abbastanza fortuito. Bisognerebbe chiedere al giocatore ex Spezia se effettivamente quello era un tiro o un cross. Sta di fatto che è uscita fuori una parabola che è andata proprio alle spalle del portiere del Napoli, ed è un Napoli che evidentemente nel secondo tempo ci aveva provato, soprattutto grazie agli ingressi di giocatori che erano partiti dalla panchina, perché un bel turnover fin dal primo minuto per Garcia, che aveva lasciato fuori, in una partita in cui già per infortunio non c'era Osimhen, aveva lasciato fuori anche Kvaratskhelia, Zielinski, insomma un Napoli ridimensionato con una punta che era Simeone, che non è riuscito a dare l'apporto necessario, ma poi con un tridente alle sue spalle composto da Politano, Raspadori in questo ruolo da trequartista ed Elmas. Raspadori da trequartista in questo Napoli non funziona, funziona molto più da punta. Infatti il Napoli veniva da un periodo importante con Raspadori, aveva fatto due gol consecutivi, cercava il terzo, invece non soltanto non è arrivata, ma è arrivata una sconfitta pesante per questo Napoli, che ora si allontana terribilmente dalla zona scudetto, perché la Juventus ieri vincendo è andata a 29, ecco il Napoli in questo momento è a meno 8 dal primo posto, che appunto è rappresentato dalla compagine bianconera. Ma attenzione, perché stasera gioca l'Inter contro il Frosinone e potrebbe andare a 31 punti e quindi potrebbe il Napoli essere a meno 10 dal primo posto. Meno 10 al primo posto in questo momento per il Napoli è una notizia, perché come dico spesso, questo è lo stesso Napoli che lo scorso anno mangiava gli avversari mattina, sera e notte, ed invece questo è il Napoli che ora lascia veramente basiti tutti noi. E occhio ora all'Atalanta, perché vincendo oggi pomeriggio potrebbe andare clamorosamente al quarto posto, potrebbe andare da 19 a 22 punti e scavalcare il Napoli, che quindi potrebbe perdere il quarto posto. Insomma, una sconfitta incredibile che rende questa sosta per la nazionale ancora più complicata, e ancora una volta la sosta per la nazionale vorrà dire sosta di riflessione, perché nell'ultima sosta il Napoli era stato vicino a un cambio di panchina, poi De Laurentiis ci ha ripensato e ha confermato Garcia. Ecco, ancora una sosta in cui ci sarà molto da riflettere, molta paura anche per la panchina. A questo punto la domanda che vi faccio è: questo Garcia ora rischia la panchina? È giusto un cambio in panchina per l'allenatore che sta sostituendo una figura importantissima con Luciano Spalletti, che ora sarà chiamato a risollevare invece la nazionale? Insomma, apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.